La finale è ad un passo, ma ci sono voluti 5 set per avere la meglio su Reggio Emilia nella trasferta di gara 2 delle semifinali dei playoff. Una gara incredibile, quella vinta alla Tonno Callipo Vibo Valentia, che ha dovuto recuperare lo svantaggio dei due set prima di imporsi al tie-break finale. Un match quindi molto difficile, nel quale i padroni di casa sono bravi nei primi due set ad allungare nel momento giusto, rompendo l'equilibrio e vantaggi 27-25 e 30-28 i parziali. Vibo ha il merito di non demoralizzarsi. Nel terzo i giallorossi sono bravi a allungare e vincere 25-22, nel quarto però è Reggio Emilia a trovare il break giusto nella seconda parte del set. Qui inizia il capolavoro di Vibo Valentia, che rimonta, chiude il set 25-23 e inizia bene un quinto set che riuscirà poi a portare a casa con il punteggio di 15-13. Migliore in campo per Vibo Marcello Forni, autore di 20 punti, ma anche Michalovic, Casoli e Vedovotto arrivano in doppia cifra. Il vantaggio di 2-0 nella serie consente a Vibo di poter centrare l'accesso alla finale già mercoledì prossimo al Pala Valentia. Dall'altra parte del tabellone, anche Sora in vantaggio 2-0 nella serie con Tuscania.